Ora vogliamo parlare di un tema drammatico, un tema forse rimosso, ma dai numeri e dai contorni impressionanti. Parliamo delle persone che ogni anno scompaiono letteralmente nel nulla nel nostro paese. Pensate che sono quasi 13.000 i minori che ogni anno scompaiono. Si tratta, per intendersi, di un'intera cittadina di una provincia italiana. Sono 35 al giorno, uno ogni ora e mezza. Questi sono dati forniti dal Ministero dell'Interno nel primo report semestrale del 2022. Do il buongiorno intanto a Antonino Bella, commissario straordinario, buongiorno, del Governo per le persone scomparse. Qui con me anche Nicolo Gargaglia, responsabile protezione migranti, Save the Children, dei minori migranti di Save the Children. Collegamento con noi, buongiorno a Gabriella Marano, psicologa dell'Associazione Penelope, l'Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse, che ci aiuterà a capire anche che cosa vivono i familiari di queste persone che da un giorno all'altro escono in maniera così brutale dalla nostra vita senza lasciare traccia. Allora, Antonino Bello, parto da lei per capire attorno ai numeri. A me un dato ha impressionato molto. Dal 1 gennaio 74 al 30 giugno del 2022, quindi qualche giorno fa, le persone scomparse, le denunce di scomparse sono state 287.000, come se la città di Catania scomparisse. Qual è l'identikit delle persone che scompare? Quanti vengono ritrovati? Insomma, ci fa un quadro dei numeri? Sì, il quadro dei numeri, diciamo, è abbastanza significativo. Sì, dal 74, da quando è stata istituita la banca dati presso il Ministero dell'Interno che registra le denunce di scomparsa, sostanzialmente sono state registrate tantissime denunce, però diciamo tantissimi sono i ritrovamenti, quindi sostanzialmente è un fenomeno che sicuramente con i numeri desta preoccupazione, però dall'altro lato c'è anche il fatto che tanti vengono ritrovati. Se facciamo riferimento a quest'ultimo anno, sostanzialmente nel 2021 sono stati fatte circa 19.000 denunce di scomparsa, più della metà sono stati ritrovati nello stesso periodo. Poi ci sono dei ritrovamenti che avvengono anche in periodi successivi, però sostanzialmente è il dato dei ritrovamenti anche significativo, quindi accanto a un fenomeno sicuramente che desta preoccupazione soprattutto per le famiglie, c'è un apparato che grazie alla legge del 2012 che ha segnato una svolta sostanzialmente per quanto riguarda le ricerche, c'è un sistema di ricerca. Ricordiamola per chi non conoscesse questa legge del 2012, è la possibilità di denunciare chiunque la scomparsa in capo a chiunque, non solo da parte dei familiari. Esatto, e questo è una svolta, una delle cose più significative della legge, perché quando scompare una persona è, come viene spesso detto, un fatto di comunità, quindi è importante che ci sia il coinvolgimento di tutti, quindi anche dei non familiari. Chi scompare di più? Mi sembra brutale come domanda, ma chi è che, come dire, cade in questo buco nero? Sì, questo dagli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni abbiamo registrato che quasi 2/3 delle denunce di scomparsa riguardano i minori. Lei faceva riferimento prima a 35 minori al giorno, cioè la media che abbiamo registrato nell'ultimo semestre, diciamo di questi 35, 25 sono stranieri e 10 sono italiani. Allora, quindi diciamo si innesta anche un meccanismo collegato al fenomeno migratorio, per cui in questi 35 c'è una parte rilevante di minori stranieri non accompagnati. Allora, Nicolo Gargaglia, cerchiamo di indagare meglio questo aspetto dei minori che scompaiono nel nostro paese. Sono minori stranieri, sono minori non accompagnati che arrivano nel nostro paese, vengono ritrovati, poi si disperdono in quale maglie deboli del sistema? Questo è un tema per noi particolarmente importante e il rapporto per noi è anche una fonte preziosissima per cercare di dare una dimensione a questo fenomeno. Purtroppo sappiamo che molti dei minori stranieri non accompagnati che arrivano, giungono nel nostro paese senza genitori o adulti di riferimento, tendono, ahinoi, ad allontanarsi dalle strutture di accoglienza. Questo purtroppo è un dato ricorrente, un dato allarmante, perché i numeri sono molto alti. Considerate che secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 30 di giugno, quindi periodo parallelo a quello preso in considerazione dal rapporto,
sono presenti e censiti in Italia oltre 15.000 minori stranieri non accompagnati. Di questi 15.000, il numero di minori che si allontanano e quindi si rendono arbitrariamente irreperibili è molto alto. Questo, dal nostro punto di vista, dipende da molteplici fattori, tra i quali il progetto migratorio, il fatto che spesso hanno dei parenti in altri paesi europei, ma le procedure di ricongiungimento familiare sono molto lunghe e quindi questo spinge molti ragazzi ad allontanarsi. E di possono fatto, anche cadere nelle mani dei trafficanti di minori? Purtroppo questo rischio c'è, è ricorrente, soprattutto perché un minore al di fuori della protezione della propria famiglia, straniero, in un paese che non conosce, è un minore esposto a molteplici rischi di questo tipo e sappiamo che ci sono sicuramente persone senza scrupoli e sentivamo anche in questi mesi delle preoccupazioni riguardo ai profughi che arrivavano dall'Ucraina con i bambini, quanta preoccupazione di Save the Children e altre associazioni e organizzazioni su questo fronte. Allora voglio coinvolgere la psicologa Gabriella Marano, ci spiega che cosa vivono i familiari delle persone scomparse, quale situazione sospesa affrontano negli anni. Certo, salve, buongiorno a tutti. Allora, succede che per loro si apre veramente una ferita dolorosissima, si trovano a vivere una condizione psichica tremenda. Perché? Perché lo scomparso in realtà non pienamente vivo, proprio perché silente, e non pienamente morto, perché incapace di consegnare l'involucro del proprio corpo, entra in un limbo esistenziale nel quale si porta, insomma, e trascina con sé tutti i suoi familiari. Si apre così per gli stessi, per i familiari appunto, un tempo potenzialmente senza fine. Noi lo chiamiamo un tempo senza tempo, un tempo sospeso, un tempo congelato. Un tempo quindi che si fa proprio confuso ed indistinto. Il presente diventa eterno, il futuro viene continuamente rimandato. Per cui se pensiamo un attimo una cosa, che la realtà del tempo è la struttura portante di ogni organizzazione psichica, noi ci muoviamo e organizziamo comunque la nostra vita intorno a due grandi assi, spazio e tempo. Ecco, nella vita dei familiari delle persone scomparse salta l'asse del tempo e allora comprendete come risulta veramente impossibile evolvere, crescere, progettare, certo, comunque... Certo. Vivere sostanzialmente, per cui comprendere questi vissuti è veramente importante per rimanere con empatia vicino ai familiari. Noi vogliamo esserlo vicini ai familiari, vogliamo dare il buongiorno a Maria e Catello Celentano. Buongiorno, sono i genitori di Angela Celentano che è scomparsa 26 anni fa. Era un sabato, quel 10 agosto del 1996. Allora io vi chiedo innanzitutto se vi riscoprite, vi ritrovate nelle parole sottolineate dalla nostra psicologa Marano e poi dopo guardiamo insieme una ricostruzione dei casi più illustri. Però prima a voi la parola, insomma, per capire come avete vissuto questi 26 anni. Assolutamente sì, sono proprio vere quelle parole, perché effettivamente è come se il tempo si ferma, non so come spiegare, ma si vive in base a quello che si sta vivendo e non c'è più progettazione del futuro, non c'è più nulla, l'unico obiettivo è ritrovare il proprio scomparso. Questo però accompagnato da parte nostra dalla speranza che non ci lascia mai, altrimenti non si può vivere, ma il dolore è accompagnato dalla speranza, la speranza di ritrovare prima o poi il proprio familiare, nel nostro caso la nostra bambina. Allora, Angela aveva 3 anni, era il 10 agosto del 1996, abbiamo imparato a conoscere quel Monte Faito perché per giorni le ricerche lo hanno battuto passo passo per cercare questa bambina. Sono passati 26 anni, è un caso che ha scosso l'Italia, ma ce ne sono stati anche molti altri. Allora vogliamo ripercorrerli insieme nella copertina che ha preparato per noi Alessandro Pugliese. Vivono ore d'angoscia a Mazara del Vallo. Ancora non c'è nessuna notizia. Non si sa più nulla. Esce di casa in un pomeriggio di sole, ma a casa non farà più un ritorno. Giocava sotto gli occhi della nonna, un momento di distrazione, la piccolina non c'era più. Tanti volontari, 4 giorni e 4 notti sulla montagna.
Ora forse c'è una svolta, ma il corpo non è stato ancora individuato. E allora le storie di Denise, di Ilenia, di Angela, io mi rivolgo ancora ai genitori di Angela Celentano, Maria e Catello. Da quel giorno voi avete detto: noi stiamo continuando, siamo gli investigatori della nostra stessa storia. Avete patito, come dire, un abbandono da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine dopo tanti anni. Come non si riesce a voltare pagina? Ci sono tante storie come le vostre, ma quanto è difficile lasciarsi alle spalle, io mi rendo conto di dire quasi un'enormità nel momento in cui dico queste parole, però la vita non riesce mai a riprendere. Effettivamente è difficile, però si arriva a un certo punto dove lo Stato chiude perché non è stato capace di trovare la verità. E quindi poi a un certo punto in poi, come dicevi, siamo noi stessi investigatori della nostra bambina, ormai donna. E quindi in questo ci siamo attivati, da quando la forza dell'ordine hanno chiuso le archiviate delle indagini, ci siamo attivati sui social creando dei profili per Angela stessa, profili TikTok, Instagram, Facebook, dove tutti possono aiutarci a diffondere le immagini di Angela, e che sia lei stessa a trovarsi, a riconoscersi, perché si arriva a un certo punto che c'è un bivio: o la smetti o continui. Noi abbiamo deciso di continuare, di non fermarci, e fino a che la verità verrà fuori. Lei ha parlato di un involto, di un'immagine. C'è una ricostruzione dell'immagine che potrebbe avere questa ragazza ormai di 26 anni, che insomma noi la ricordiamo per sempre con quel volto sorridente, nell'affetto della famiglia. I nostri tecnici stanno lavorando a una nuova foto, a new progression, dovrebbe arrivare a ore. Speriamo che per domani, con la ricorrenza, riusciamo ad averla e a renderla pubblica. Stanno facendo un lavoro veramente perfettino, veramente professionale e importante, perché come dicevi, ricordiamo Angela piccola e paffuta, però ci rendiamo conto che c'è stata un'evoluzione nella sua vita. Oggi certo. È il 29, quindi è una giovane donna di 26 anni. Sono passati in questi 26 anni 10 inchieste. Lei parlava dello Stato, l'abbiamo qua nel nostro studio. Antonino Bella, che cosa si può dire a questi genitori, ma anche a coloro che si trovano nella loro condizione, perché non devono essere pochi? Certo, sì. Si può dire sicuramente una cosa certa, che le ricerche non cessano mai, cioè al di là delle difficoltà che il tempo naturalmente accentua, comunque però sostanzialmente le ricerche non cessano mai. E l'altra cosa importante, agganciando a quello che è stato detto prima, è oggi abbiamo la possibilità di ricorrere a uno strumento in più, che è lo strumento digitale, no? che può essere una cosa negativa, ma può essere una cosa molto, molto positiva. Oggi attraverso la ricerca su fondi aperti, su tutto quello che effettivamente gira, quindi non solo le foto, e quindi sulle foto che certo, vanno in tutto il mondo, e quindi anche con strumenti che sono anche a portata di mano, tipo quello del Bancomat, no? È stato fatto un accordo con Euronet, è stato fatto anche dall'ufficio, per mettere su nei bancomat le foto dei minori scomparsi. Quindi ci sono delle risorse che vanno utilizzate al massimo, e da parte delle forze di polizia di tutto c'è il massimo impegno. Dottoressa Gargaglia, io immagino che i genitori di Angela Celentano abbiano avuto un'assistenza psicologica in questi anni. Le chiedo, come se fossero un po' i suoi pazienti, persone di cui prendersi cura, lei che cosa si sente di dire loro di fronte a questo lutto sospeso, questo buco nero nel quale si cade dentro?
Eh beh, certo, non è facile, insomma, accompagnare in una scomparsa i familiari, anche perché il processo di elaborazione del lutto resta bloccato, talvolta differito, no? Sempre rimandato. Si parla infatti in questi casi di lutti cronici, di lutti complicati, talvolta insomma, di lutti irrisolti proprio, per cui sicuramente un percorso psicoterapeutico li può aiutare per essere accompagnati ad un processo di elaborazione e comunque di accettazione di questa mancanza. Allora, intanto vi do una notizia, spiace darlo in questo frangente, ma una notizia drammatica che investe un minore, un dodicenne in bicicletta, è stato ucciso una notte a Milano, rintracciato il pirata della strada, appunto era in bicicletta ed è stato investito. Allora, per chiudere il cerchio, Gargaglia, su quali fronti la politica, che poi deve dare delle risposte, può essere più utile, può fare qualcosa in più? Sicuramente sul piano dell'accoglienza. Oggi, appunto, come ricordavo prima, abbiamo un numero abbastanza importante di minori stranieri non accompagnati accolti nel nostro sistema. Spesso possiamo dire che lo stesso sistema non è in grado di rispondere ai bisogni dei minori. Spesso sono bisogni di protezione anche molto importanti, perché parliamo di minori che arrivano comunque in condizioni di trauma abbastanza importante rispetto all'esperienza di viaggio che hanno affrontato, ripeto, senza la cura e la protezione di un nucleo familiare o di un genitore. Da questo punto di vista, spesso possiamo dire che gli allontanamenti e le sparizioni dipendono anche dalla difficoltà che i minori vivono in questi centri. Ricordavamo con un rapporto recentemente che spesso parliamo di minori nascosti in piena vista, ovvero minori che vagano, girano per le nostre città, ma assolutamente Sotto i nostri invisibili occhi, sotto i nostri occhi, paradossalmente. ma invisibili per certi versi al sistema che dovrebbe proteggerli. Allora, grazie a Antonino Bella, grazie a Niccolò Gargaglia, alla professoressa Marano e grazie soprattutto a Maria e Catello Celentano.